Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Codemain. Bene, ho fatto una piccola modifica per cercare di ottimizzare un po' al meglio il nostro personaggio. Ho messo a posto della vita, infatti avevo quasi 2000, adesso 1670, un po' poco lo so. Questo qua cosa fa? Riduce i P massimi per aumentare la qualità di core accumulabile. Non è male. Perché cosa fa? Lui mi ha, allora, tolto questo che me li aumentava, in più dopo questi me li diminuisce un po' meno, però mi permette di avere 60 di core massimo, dai 55 che avevamo, e di partenza 36. E non è male, se in più io riesco a fare un incantesimo potente in più. Quindi, mi fa molto piacere, come vedete, sono molto potenti questi incantesimi, tolgono praticamente tutto. Adesso questo si è protetto. Vabbè, devo fare la mia figura di merda, sennò non ero contento. Comunque dicevo, veramente sono molto soddisfacenti. Poi dobbiamo ancora salire, ovviamente, era solo per dire. Comunque, dai, non mi dispiace. Proviamo così, vediamo come va. Abbiamo due strade. Non so effettivamente quale sia la primaria. Presumo che una... Cioè, dubito siano tutte e due buone. Boh, adesso proviamo, dai, inutile stare a fare concetture per cose che non so. Quindi andiamo e basta e vediamo un po' cosa. Dobbiamo il prosciugamento, interessante. Vediamo cosa fa. Sono consumabili, però mi interessano anche guardarli, intanto li guardo mai. Ampolla che contiene dei liquidi aumenta temporaneamente l'icor ottenuto attaccando. Beh, è una cosa buona se mi trovo alle strette e devo fare degli attacchi veloci. Non sarebbe male, lo sapete. Ci faccio un pensierino. Allora, vediamo un po' di andare avanti. Oh, ma qui non c'è più. Scivolo, va bene, ci starò attento. Cosa cavolo è sto posto? Vediamo un po'. Oh. Però ha l'aria di scendere parecchio qua. Adesso guardiamoci, che sono curioso, scusatemi. Dopo tanto se si scende si risale anche. Spero, cioè nel senso che spero che finisca a un certo punto la strada, perché se continua e c'è tutta un'altra zona è un bel problema, eh. Oddio, come è sceso il frame rate a 20. Possibile che qui sia sceso così tanto? Dai 100 e passa che ho. Okay, siamo ritornati a 85. Vediamo. Sembra che la discesa sia lunga. Tanto lunga. Vediamo un po'. Ah, c'è una porta chiusa. Porta nera, è diversa. Proprio... Ok. Quindi ci dobbiamo tornare trovando una chiave, un modo di accedervi. Sicuramente sarà così, tanto se l'ha detto anche lui. Va bene, proseguiamo per l'altra via, poi dopo continuiamo. Proseguiamo per l'altra via, vediamo dove porta, e poi se non porta a niente, proseguiamo con quell'altra. Bene, dai, sono contento, ho trovato almeno una strada non primaria, così almeno ho esplorato anche l'altra. Siamo a posto. Che poi bisogna vedere, perché forse sopra effettivamente è la primaria, non lo so ancora. E qui c'è un calo esagerato di frame rate, non so, è proprio il pezzo. Va, non c'è niente, neanche dire che ci fosse qualcosa. Adesso siamo inseriti. Vabbè, non lo so. Non so cosa dirvi. Ok, andiamo avanti. Andiamo di nuovo sopra. Sto registrando a un bitrate molto alto per avere una qualità buona. Quindi vuol dire anche quello. Sì, ok. Oh, salve! Mi hai fatto cacare in mano? Sì, sarò cauto. Vai. Perfetto. Ok. Perfetto. Ok, è andata bene, dai. È andata bene. Perfettico. A posto. Direi che abbiamo fatto una buona partita. Oh, vedete cosa c'è? Un vestigio. Buono, dai, sono contento. Non è andata male, 50% già esplorato, dì ragazzi, non mi posso certo lamentare. Ah, mi fa vedere anche la parte di sotto, buono davvero. Qui di sotto si cade e si muore, vero? Sembrerebbe di sì. Ok, andiamo. Bene, dai, sono contento, pensavo peggio. Per una volta tanto ho indovinato la strada giusta, non ci credo, festeggiamo. Ok, andiamo di qua.
E andiamo nell'altra. Ok. Perfettico. Devo trovare ancora il talento passivo, sperando che ci sia, perché lo do per scontato, che mi aumenta il vol, che è la volontà. Aumentando la volontà aumento di molto, così sembra, quello che ho letto nei caricamenti, la possibilità di far danno con la magia. E quindi mi interessa. Ok, sto con gli occhi aperti. Così non posso andare avanti, però. Un po'. Oh, cazzo, mi sono cacato in mano. Porca miseria, quanto mi hai fatto cacare. Oh, cazzo. Mamma mia. Mi ha fatto fare un colpo. Cavoli. Tonico, Kiro protettivo. Io protettivo, no, Kiro. Qui ci sarà qualcuno? C'è un cazzo di nessuno. Ehi. Meglio, no? Nessuno proteggeva uno schigno. Una labba... Succede? Salve! Voi mi siete simpatici, lo sapete? Sì, sì, fino a un certo... Porca vacca! E chi si aspettava una roba del genere? No, 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 no! Porca vacca! Un cazzo di kamikaze! Porca vacca! Non l'ho preso. Cazzo. Ma allora vanno tutti via qua. Oh cazzarola, mi ha one shottato. Forse credo è meglio che mi prenda un attimo di tempo per me. Cazzarola. E non ho più i core. Beh dai, andiamo bene. Siamo pronti. Abbiamo fatto una bella cacata. Io non me l'aspettavo certo una roba del genere. Troppo potente. Andiamo un po'. Ok, tu fai. Oh, dicevo che non ammazzavo. Ops, chissà cosa mi avrebbe droppato. Cazzo, mi sono rimasto di merda. Potente l'amico, eh. Accidenti. Sarà uno che rispona? Una bella domanda, vero? Ma io in tutto questo dove cazzo devo andare? Ah, c'è un coso da andare qua. No, qua. Ah, sì. Porca vacca, che paura che mi son preso. Veramente grossa. Aspettate un attimo. Ho fatto un'altra cacata mia delle solite, vero? Qui c'è qualcosa. Ecco. Oh, l'ha droppato o era proprio qua? L'ha droppato, questo è un drop. Vedo, eh. Di solito è un drop. Va bene. Andiamo pure su. Cavoli, non mi aspettavo una potenza di questa... insomma, sì. Getting attacked here. Seriously bad. Ok. Ok. Vai. Mi serve assolutamente i core. Buono. 8. Dai, non è tanto, però. Cerchiamo di farcelo bastare. Oh, una cutscene. Non me l'aspettavo. Che bel posto. Vabbè. Detto che lui. I think I'm beginning to understand why people take up hiking as a hobby. Okay. Tutto qui? It's just like before. Nicola, what could have brought you all the way out here? Già. Sono curioso anch'io di capire. È lì. È vivo. Weren't you turned to ash? Stay alert. This could be a trap. Che sia come Leda? È simile a io? Really you? Are you trying to tell me something? Non sembra molto felice, sembra molto apatico. Voi cosa dite? Ah, che cazzo? Che non fosse lui? What the hell was that? Oh, no, stavolta spero che hai imparato a non prenderlo in mano. Detta così, mi è uscita male. Ok, prendi lotta che è meglio. Mi è uscita ancora peggio. Va bene, dai. Andiamo avanti che è meglio. Ah, beh. Un ricordo. Bene.
Così finalmente capiamo che cosa è successo. Each successor has the ability to manifest their crypt in a form that will best suit them. What will you choose for yours, Nikolai? Well, if it's my choice, I want something cool, like a giant robot that fights evil. Ma I'd suggest a place like put your heart at ease. A place where I can relax? Okay, I got it. Okay. So when I become a successor, can I use my power to make a copy of myself? Oh! Mia may look tough, but I know she gets lonely. I think she'd be really sad if she knew I was gone. I'm sorry, but no. The relics are simply too dangerous. The more you use their power, the greater the risk of success. And maintaining a duplicate of yourself would be far too much of a stranger. I'm afraid I cannot allow it. Besides that, your crypt will block any transmissions from the world outside. Even if your duplicate was with your sister, you would know. You wouldn't share any of its experiences with her. Quindi è sua sorella. Here it is. This place is your battlefield successor. Okay, then. Off to fight. You're the bravest fighter we have. Incredibile. Mamma mia, incredibile. Quindi lui ha fatto una copia? I'm sorry, Jack. L'ha fatto. Ed è riuscito a farlo uscire. Wow. Incredibile. Adesso è tutto chiaro. Però così c'è della follia, così almeno diceva Jack. È più soggetto. Deve essere incredibilmente forte quella ragazza. Forza di volontà incrollabile. Lei ha capito. Nicola, a successor. Già. Ecco perché quando ha bevuto sangue non ha avuto efficacia. Until now, all that time I was with Nicola, it was just a copy he made of himself. That means when I awakened as a revenant, he was already. I see. That does explain it. Già, già. That's why he didn't get better after taking the blood beads. Già. Mi sembrava strano. You can't be. The two of us, we were always together. We were always going to stay together. And now, after all this time, I didn't know. I never even suspected. Poor Nicola was alone this whole time. Accidenti. I think we'll find him farther up ahead. Speriamo. That's why we're here, right? Cazzo. Ah, ti stringe il cuore una roba del genere. È veramente incredibile. C'è un coraggio incredibile per un ragazzino. Oh, salve. Piacere di vederla. Mamma mia. Io riposerei anche, sa, sapete, sa. E dopo quello che ho passato, siamo quasi per livellare, eh? Andiamo un pochino. Andiamo un pochino. Oh, salve. Avevo visto che c'era qualcosa, ma non ho capito cosa. Mi sono cacato in mano! Porca miseria! Accidenti! Non mi fa ste cose qui. Ma da dove cazzo uscì? Cioè, stavo guardando, volevo vedere il panorama se c'era qualcosa da poter far sotto. E me lo sono trovato lì. E non ho capito come è uscito. C'era una. Oh, ho capito adesso. Tipo queste. E qui non c'è niente. E che cazzo, devo stare attento a tutto adesso. Ma sti alberi sono, no, congelati in un modo proprio bruttissimo. Ha tirato vento solo da una parte. Cioè, ha tirato vento da destra a sinistra e gli alberi sono piegati in avanti.
molto strano. Oh cazzo! Oh cazzo! Beh, rilassiamoci un secondico, eh. Cerchiamo di... ma porca miseria, ma perché mi fate sempre prendere sti colpi? Accidenti. Oh mamma mia. Non posso esplorare con calma. Per fortuna, cioè fortuna non c'entra niente, l'ho fatto io in modo che sia così. Il nostro prosciugamento è bello più potente. No, a te proprio, non ci capiamo proprio, scusami. Siamo a posto. Vediamo. Oh. Non penso possa buttarmi di sotto, Penso più alla morte. Oddio, può darsi che ce la facciamo. Però... vorrebbe dire saltare tanto. E lì comunque ci devo andare perché ragazzi c'è uno schigno, io ci vado. Allora, cerchiamo di fare le cose con calma. Nessuno ci corre dietro. Ecco qua, da sti cosi qua. Va là che stavolta ti ho capito, Ok. Ricominciamo a giocare puliti. Tanto lui ci aiuta. Ok, perfetto. Non ci hanno fatto niente, ragazzi. Attivatore, vedete con drop. Oh, c'è della regina. Cominciare a potenziare tutte le armature che ho perché voglio capire effettivamente qual è la migliore. Dovrebbe essere questa, Però... meglio non rischiare, potenziare tutte per darci un'occhiata. Allora, questa è la strada più diretta per scendere. Questa invece, queste... ma lì c'è qualcosa. E effettivamente io lì non sono andato. Questa arriva da un tipo che non mi piace per un cazzo. E quel ponte abbiamo già visto che robe così cadono. Quindi stiamo bene attenti, esploriamo bene. Io ho 48.000, dovrei... scusate ragazzi, ma non mi va di perdere queste foschie. Siccome questo è un posto molto pesante e prepotente, vabbè dai, 3 in più. Ormai salendo di livello ci dà poco e niente, però non voglio perdere le foschie, quindi sì. Va bene, andiamo dall'altra parte. Adesso questo lo sappiamo che esce. Ok. Scusate, ma dovevo farlo. Almeno adesso facciamo anche un po' più di danno e... sì. È stato un piacere. Allora, stavamo dicendo che dobbiamo andare di qua. E stiamo attenti, mi raccomando, per l'amor di Dio. Perché non so. Qui esce qualcuno. Ok, perfetto. Beh, se è così è facile, Non è difficile. Perfetto. Ma lei non ha freddo messa così. Vabbè che aveva detto che il sangue gli ribolle. Ma non tutti. Ma forse chi sta. Non lo so. Comunque sicuramente non patiscono il freddo. Perché una messa così avrebbe. Ci potrebbero attaccare. Sarebbe un attacco a panni viventi, insomma, avete capito cosa volevo dire. Quindi, sì. Questo? Niente. Questo qua. Qui non si va. Dove c'è? Oh, salve! Voi vi odio, lo sapete? Oh, basta, è rotto le balle. Ok. Ok, bravo Luis, così si fa. Voi nascondavate un cazzo, quindi proprio niente di brutto. Non ci arrivo. Un bel problema. E lui ci arriva? Forse con questa ci arrivo, vediamo. Sì, take this. Cazzo! Luis, mi dispiace tanto che tu sia morto. Hai perso tanto perché 5.700 è tanto, Beh, l'abbiamo fatta abbastanza bene. Dai, non mi posso lamentare. Porca miserica. Oh. Mi è piaciuta la magia, la adoro. Io, ragazzi, adoro gli attacchi da distanza che siano fatti con magia o con armi da fuoco o archi, robe così, insomma. Perfetto. Direi che stiamo facendo più pulito possibile la cosa. Io guardo sempre. Oh! Ah, pellicola. No, il cazzo, perché non ho mica capito di cosa si tratta. Pellicola, è un dono. Sì, è un dono. Ok, dopo vedremo chi può interessare. Ma io non vorrei trovarmi qualcuno all'improvviso. Salve! Non mi piace, lei lo sa. Facciamo così. Abbiamo la magia, usiamola. Quando siamo alle strette ci tocca far così, Perfetto. Direi che stiamo andando bene. Questo è ovvio che si cade. Esatto. Cerchiamo di esplorarle. Voglio esplorarle bene perché non si sa mai, insomma, sì. Che sì, cosa possa succedere. Quindi qua si va. Si va.
Ci va. Ci va che io potrei anche provare a correre. Andiamo. Oh, l'ho fatta. Te sei rimasto là, vero? È morto? Luis? Che fine hai fatto? Ah, sta venendo dietro, ok. Ecco, perché volevo venire qua. Un vestigio. Ottimo. Luis, bravo Luis. Così si fa. Bene, sono contento. Chi è? Aia, brutto animalo. Non si fa così. No, no, no. Ok. Mi dispiace tanto, ma non posso rischiare di cadere giù, mi scusi. Mamma mia, che brutti posti. Ok. Sono brutti brutti sti posti. Come non lo sapessi. Anche qui, suppongo, vero? Accidenti, l'hanno fatta proprio brutta. Cazzo, però. Ok. Che ansia. Oh, non è morto lei, signore. Ok, ci curiamo. Siamo a posto. Beh, l'abbiamo fatta pulì. Sei brutto, lo sai. Ok, facciamolo così. Stiamo attenti. Ok, perfetto. Bene, attenti. Ricopriamo più i corpi possibili, perché di sotto c'è uno di quegli animali forti e non vorrei morirci. Quindi guardiamo bene se c'è qualcun altro qua. Bene, perché voglio assolutamente averne tanta. Che voglio arrivare da quell'animale, da quel coso, non so, un animale penso sia. Corrotto, sì, però insomma, ha una forma da bestia. Voglio arrivarci messo bene, insomma. Qui c'è qualcosa, che era quello che abbiamo ucciso. Attivatore. Qui c'è il cane. Non c'è più. Ok, possiamo andare tranquilli. Non dovrebbe esserci pericolo. Non credo mi scappi fuori qualcuno, ma penso di no. No! Alla, che porca miseria. Mi dispiace tanto, però insomma, pirla sì, due volte no. Ecco qua. Mi piacerebbe. No, non voglio rischiare. Non voglio rischiare, scusa, perché venirti dietro sarebbe stata una brutta cosa. Beh, tutti i sensi. Però, nel senso che sarei potuto cadere giù. E non penso che ci fosse qualcosa di carino ad aspettarmi. Vediamo un po'. Non è niente. Questo sì, qui ci possiamo andare tranquillamente. Perfetto. Ok, siamo a 50, possiamo arrivare a 60. Quindi io andrei pulito così finché posso. Lui è morto. Vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo fare. Dovrei aver preso tutto, eh. Però effettivamente io qua ho lasciato qualcosa e lo sono andato a prendere. Hai fatto cacare in mano. Ok. Ce l'ho fatta senza problemi. Mi dispiace tanto, insomma, sì. Cosa c'è? Attivatore, va bene, dai. Ce l'abbiamo fatta. Respiriamo, perché ho bisogno di riprendermi un secondo. Quindi io qua non faccio un cazzo. Sono venuto per non fare niente. Dovevo passare di là. Ho fatto la strada sbagliata? A quanto sembrerebbe sì. Ho fatto la strada sbagliata. Ah, io ero convintissimo che questa strada avrebbe portato a una soluzione. Invece non c'è stata. C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Siamo cauti. Non ci corre dietro nessuno. Abbiamo fatto pulizia, credo. Sì. Quindi possiamo andare tranquilli e beati. Al che abbiamo fatto un sacco di corda e non è andata male, eh. Solo che io, sapete che i posti dove si può cadere non è che li ami in modo particolare. E quindi vorrei andarci un attimo cauto. Domanda vagamente intelligente: quale strada non mi porterà alla morte? Quella che non ho preso, ovviamente. Sì, Luis. Cazzo. Insomma, ecco qui. E non è morto. Devo livellare. A quanto pare, per i miei canoni di danno sono troppo basso. Per i miei canoni, poi non so il. Ok, abbiamo visto una cosa vagamente interessante. Ok. Perfetto, il vigore ci ha aiutato. Chi è? Cos'è? Cosa fa il Moonwalker col cane? Vabbè, è stato un piacere conoscerla. Allora, per i miei cani mi dicevo che non va bene, però... stare attenti. Questo è l'unico posto dove ci si può andare. E lui si prende tranquillamente se non fai... Mamma mia che...
Vai. No, eh. Insomma, dai, hai rotto il cazzo. Se non ti prendo, non voglio rischiare. Qui c'è qualcosa. Sì, c'è questo qua. Ok. Sì, sì, è stato un piacere. Ok, non ho voluto rischiare. Interessante. Ok, scusa. Vai. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Ma bisogna stare calmi in questi casi perché fare un errore qui è un attico, eh. Stiamo calmi, cauti, guardiamo bene il tutto, se c'è da scendere, se non c'è, vedete che qua c'è la morte. E là siamo venuti. Ok. Bisogna stare molto attenti perché potrebbe uscire qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Voglio esplorare bene. Allora, questo cosa porta? Ma cos'è quel coso? Una donna? Vediamo. Ma è Leda? Interessante. Molto interessante. Assomiglia a lei. Dove è andata a finire? Non la vedo più. Ah, lì. Sì, non ha la biende sui... sulle caviglie, quindi è lei. Va bene, dai ragazzi, fermiamoci qua perché sennò faccio un video troppo lungo, non c'è la pausa. Come al mio solito, dopo il casino. Ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso, vi saluto da Shiva. Ciao ciao!